avvicinata chiedendoci di presentarsi perché ci conosceva tramite le televisioni. A poco attorno a noi si è creato un capannello. L'altro ieri pomeriggio a Sciacca è nata spontaneamente una sede dei Forconi, hanno chiesto già il manifesto. Questa è la nostra forza. Questa è la nostra forza. Se pensassimo di essere forti perché abbiamo 500, 1000 attivisti in tutta la Sicilia, non lo siamo. Solo per prendere il 5% ci vogliono 140.000 crocette sul simbolo. 500, 1000 non ce la fanno a diventare 140.000. La forza è la forza delle idee. La forza di quello che vogliamo fare, la soluzione per quello che è l'analisi di cui ci è parlato prima. E la soluzione, tutte le soluzioni, ricordatevelo, passano da una cosa, dagli uomini che vuoi portare dentro quella sala d'Ercole. Tutte le soluzioni passano da lì, perché questa regione ha bisogno di una trasfusione, come ammalato grave, ha bisogno urgente di una trasfusione di serietà e di onestà intellettuale. Non c'è là dentro, non esiste, perché il più bravo, il più serio dei deputati che è stato là dentro non ha detto quello che accadeva là dentro. Non l'ha detto. Non l'ha mai detto. E allora qui c'è una cosa da fare, portare veramente la rivoluzione fatta dagli agricoltori, dagli artigiani, dai commercianti, dalle imprese, dalle aziende, dai professionisti che ormai non lavorano più, che chiudono gli studi professionali, dagli uomini della sanità che sono stanchi di vedere gli sprechi e vedersi ripassare davanti agli occhi, da tutta questa gente che è stanca, dalla scuola, dal mondo della scuola, dal mondo dei giovani che non ha più un futuro, da tutti questi deve passare la rivoluzione. Deve essere portata nel palazzo e vi diciamo anche che se per caso questo progetto riesce, guardate, è un progetto che passerà allo stretto. O ponte o non ponte passerà allo stretto. Noi non siamo per il ponte per un solo motivo, molto semplice. Prima di fare il ponte, facciamo la strada che porta da Mussomeli a Mazzarino, facciamo la strada che porta da Sciacca ad Agrigento, miglioriamola, finiamo l'autostrada che è la Salerno-Reggio Calabria della Sicilia che va da Caltanissetta ad Agrigento, facciamo l'anello autostradale in Sicilia, prima di fare il ponte diamo gli aeroporti alla Sicilia, perché non si apre Comiso? E sono qui a Messina a dirlo, attenzione. Comiso non si aprirà fino a quando i Forconi non bloccheranno l'aeroporto di Catania, questa è la realtà, perché fino a quando gli interessi catanesi a non aprire l'aeroporto di Comiso, Comiso non aprirà le porte, Comiso non si aprirà perché gli interessi sono enormi a non aprirlo, eppure parlano tutti di passare le merci con il cargo dall'aeroporto di Comiso ai mercati internazionali per quello che riguarda le merci ortofrutticole di quella zona, tutti ne parlano, ma nessuno si inventa di bloccare Catania per dire qui si blocca Catania fino a quando non si apre Comiso, perché Comiso è completato, ma non si apre, guarda caso non si apre, queste sono le incompiute, quelle anzi compiute ma non aperte, queste sono le storie d'Italia, queste sono le storie di Sicilia. Quando senti che ci sono spesi 280 milioni per lo stretto, per la progettazione dello stretto 200 e si continua con queste strutture che non servono a nulla, che non servono a nulla, bene, questa è la soluzione per la Sicilia. Ecco perché parliamo di onestà intellettuale. Deve finire che ci siano migliaia di consorzi di bonifica inutili per la Sicilia, finire la formazione che non ha formato mai nessuno. Questo sperpero della formazione in Sicilia che non forma nessuno, che forma solo disoccupati e forma semplicemente stipendiati per non fare nulla. Dobbiamo formare sì, ma per portare gente al lavoro, per portare gente al lavoro sì, questa sarà demagogia, no, populismo nemmeno. Questa è la rabbia di uomini che si sono visti chiudere le proprie aziende per la globalizzazione scellerata, la globalizzazione che vuole vederci concorrenti alla Cina, alla Tunisia, al Giappone, all'Algeria, al Marocco, questa è la globalizzazione che noi dovremmo combattere, noi con questa globalizzazione siamo morti, non ne abbiamo speranza, questa via o la combatti in qualche modo, ma il modo deve essere drastico, oppure siamo destinati a morire, c'è poco da fare. Quando sento che Monti comincia a vedere l'uscita del tunnel, e quando sento che la Serracchiani conferma questa uscita del tunnel, mi piacerebbe capire da dove l'hanno vista questa uscita del tunnel. Noi ancora abbiamo da toccare il fondo in Sicilia e dobbiamo fare però una svolta. La svolta, tutti i programmi che volete, ne possiamo parlare da qui a domani, siamo pronti a rispondere a tutte le domande, anzi, se ce ne sono, ben vengano perché vogliamo rispondere a tutti, anche alle più cattive. Anche alle più cattive, e vi prego di farle, ci servono a chiarire.
però se non passiamo da un progetto che passa dagli uomini, noi non andiamo da nessuna parte. Noi non siamo in grado di governare la Sicilia. Ci saranno uomini seri in Sicilia, ce ne sono moltissimi che sono tutti messi da parte, anzi i più seri sono messi da parte, perché la classe politica non vuole quelli che i furbi non si riporta dietro. Noi ci riabbiamo gli uomini che ci daranno una mano, che ci daranno una mano e che sono disponibili a venire con noi. Con questi quattro straccioni ignoranti sono disponibili a venire con noi, professori universitari, economisti e tutti quelli di cui c'è bisogno in questa terra per risolvere i problemi di questa isola. E allora, pronti a rispondere a tutti? Il sogno deve avverarsi, il sogno deve avverarsi. Io credo che ce ne siano le condizioni. Nel 2008 non c'erano queste condizioni. Nel 2008 non c'erano queste condizioni, c'era ancora l'aria di Forza Italia, del PDL. Oggi l'aria è finita, il vento è cambiato e questa brezza dei forconi può diventare un vento potente. E ce la facciamo. Noi vi chiediamo semplicemente di divulgare il verbo di questo cambiamento, anzi, di questa rivoluzione. Cambiamento mettetelo da parte, troppo inflazionata come parola, non mi piace. Non mi piace cambiamento. Il vento di questa rivoluzione deve entrare nei palazzi. Se ce la faremo, un sogno. Obama diceva si può fare, yes we can. Noi, a noi sembra troppo americano. E allora facciamo una cosa, lo traduciamo in siciliano, ce la potremo fare. E ce la faremo, e ce la faremo. Noi siamo qua pronti a rispondere a tutti. Dobbiamo farcela. Bravo Mariano.